stata egoista e quindi sono venuta a dirti che spero che tu sia felice con tuo figlio e con Franco. Che sto facendo? Non posso essere così cattiva. Sei una vergogna, Franco. Non ti preoccupare, Maria, io non ti lascerò mai. Non ti abbandonerò mai. Mio signore, mio signore, sono così triste. Mi si può accusare di qualsiasi cosa, ma non di essere un maggiordomo infedele. No, Evaristo, Evaristo, che c'è? No, che cosa vuoi fare? Fermo! Devo pulire questo pugnale, ci sono moltissimi punti già ossidati. Ma sei matto, mi hai fatto prendere un colpo. Perdonami, mi hai spaventata. Mi sono spaventata, scusami, sono troppo sensibile. E dai, ancora sei offeso con me? Non l'ho fatto apposta. In quel momento ero troppo arrabbiata, però non penso che tu sia... No, niente, perdonami, lo so che ci stai male, scusa. Io devo essere sincero con lei. Quello che ho detto prima è la verità. Cosa? Allora vuoi davvero separarmi dal mio conto? No. Mi riferisco al fatto che... La verità è che non ho mai sopportato la relazione tra lei e il signor Conte, però... No, Evaristo, dimmi qualcosa di nuovo. Questa è la cosa più ovvia. La verità è che... Non ho mai visto il Conte così felice, gliel'assicuro. Dici veramente? Dici sul serio? Sì, è vero. No, non è vero. Non lo so se è vero o no. E il cellulare? Il cellulare l'ho trovato nel giardino, come ho detto, e ho la deformazione professionale di aprire e chiudere le porte, di portare la spesa, di rispondere al telefono, e quindi ho risposto. Però non lo farò mai più, signorina, non lo farò mai più. Beh, allora non capisco, la principessa con cui si doveva sposare non esiste. Chissà, sarà stato qualcuno che voleva scherzare, magari un burlone. Mi potete spiegare di che cosa state parlando? E allora chi è stato? Questo potremmo scoprirlo, che ne dite? Continuo a non capire. Cose di donne, non ci capirai mai nulla. Vieni che è pronto il teuccio, Florenza. Sì, ma io in un modo o nell'altro devo parlare con Massimo. Lasciate capire io, ya! Ciao! Ecco che è arrivata la Rossito Violetta con il corpo e l'anima sani. E anche la gamba più sana di prima! Che hai? Non sembri contenta di vedermi. Che succede? Dimenticata chiave? Come mi sono dimenticata? No, mi ero dimenticata solo l'indirizzo. Però grazie alla nostra santa della valle sono riuscita ad arrivare sana e salva a casa. Tu fatta acquisti! Che bello collano, sì, che avere! Sì, questo l'ho portato da Cuba. Gisuno Pecozia via Cuba. No, aspetta, è vero che io vengo dalla campagna, ma tu sei fuori di testa, signora. Ascoltami, Cuba non è una via, è un paese. Qui in città è una via, posso chiedere un favore? Sì. Tu puoi aiutare me? Sì, certo, io ti do una mano, però poi mi riposo un po' perché sono stanca. No, prima pancamera di bambini per portare questo, ya? Sì, ya, ci vado, però ho bisogno che mi dici dov'è la camera dei bambini, perché me lo sono dimenticato. Tu fare me molti scherzi ultimamente, mente, sbaglio? Tu capisci o no? In che lingua parlare io, Che cosa le è successo? Che le ho fatto? È proprio fuori di testa. Quanto ci vuole per mandare il piccione viaggiatore cibernetico? Devo dire delle cose al mio conte, non posso aspettare, Thomas. Qui c'è una mail di Boniglia che mi ha scritto. Caro Thomas, dice Malala di dire a Flor che è un genio. Ma che vuol dire? Ah, beh, l'ha scritto con due N. Sicuramente l'avrà scritto Malala che è... Sì, non mi importa di andare a trovare il pelo nell'uovo, devo scrivere al conte, scrivi. Caro conte, no, aspetta, non caro, conte. No, aspetta. Conte minimo. Conte minimo. Conte minimo. Conte... No, aspetta, voglio pensare bene a cosa scrivere, non voglio sbagliare. Poi una volta mandato non si può più fare niente. Sto cercando di creare qualcosa, aspetta. Va bene, cominciamo. Conte minimo caro, quando ti degnerai di chiamarmi? Per favore, se è vero che mi ami come dici, non puoi non farti sentire così tanto tempo, come va?
Conte Minimo Caro. Ciao, bambini miei! Sorpresa! Allora? Guardate chi è arrivata! Che fai, Rosita? Lascia i vestiti nella camera dei ragazzi, se vuoi. Che vi succede, ragazzi? Sono Rosita Violetta! Come stai? Sì, già lo sappiamo. Perché ci metti così tanto a chiamare? Che succede? Guardate, la mia gamba è guerita! Adesso possiamo ballare anche una samba. Bravo, così. Aspetta un attimo, Rosita. Ascoltami, non posso parlare. Sto cercando di mandare un messaggio al conte che non mi risponde al telefono. Siamo tutti molto contenti per la gamba. Allora, quando ti degnerai di chiamare? Santa della Valle, cosa è successo a questi ragazzi? Sono tutti impazziti. Quando ti degnerai di chiamare, per favore, scrivi o chiama al telefono. Sai che mi farebbe molto piacere. Avere sensazione che oggi è sacchiccione pazzo qui a casa Fritz e Walden. Greta, devi aiutarmi. Prestami dei soldi, per favore. Ja, mein Kind, ecco qui. Prendi. No, no, Greta, non soldi per la merenda. Più soldi, me ne servono di più. Non avere molti, a che servire? Sai, devo comprare dei fiori. Ah, che romanticismo. Sì. Aspetta, puoi comprare i fiori per Bella Polla? Sì, per una ragazza. No, 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 fermati, Marty. Quanto costano questi fiori? Ora spiegare immediatamente a cosa servire te tutto questo denaro. Ho bisogno di fare le cose per bene, per favore, grazie. Grazie, Rosita, che fiori piacciono alle ragazze? Dimmi. A me? Sì. Le calle sono le mie preferite. Questi fiori mi puzzano uno poco. Roberta! Ehi, Greta! Polla e Rosita, tu porta vestiti sopra. Roberta! Quali vestiti mi hai dato? Ma che ti succede? Hai perso la testa oggi? Ma che scherzi fare tu oggi, sciocchina, eh? E collana che avevi al collo prima? Collana? Ma di quale collana stai parlando? Ma che ti succede, Greta? Ma tu avere bevuto coccio di grappa, Roberta, vieni! Io ho bevuto la grappa! Sono qui, Greta, che succede? Niente, io ho fatto niente. Ma stai vicino a me, perché oggi avere tutti grande romanticismo, che è molto pericoloso. Allora, che dire di vestiti? Tu portati? Sì, li ha già portati, prima era su. Va bene, allora dire me, perché non avere detto signora Greta? Io ho portato vestiti di sopra, che ti costa? No, tu stai male, Greta, ti sei alzata male stamattina, davvero, mia cara? Vado a portare a Flor quello che mi ha chiesto. Io avrei detto che oggi essere giorno pazzo a casa Fritz and Walten. Piccola, vieni qua immediatamente, rimanere con me. Ma cosa succede a questo coso? È così lento? È come dicevo io, internet è peggio del telefono, non è più facile, è mezz'ora che aspettiamo. Tranquilla, Flor, sarà andato al bagno, il re gli ha chiesto qualcosa. Il re, il bagno, la principessa, tutto è più importante di una mamma in attesa. Mamma in attesa? Tu? Sì, e lo dico perché... Tutte le donne nel profondo hanno il desiderio di diventare mamme, quindi nel frattempo diciamo di essere mamme in attesa, capisci, amore? No. Bene, mi capirai quando sarai un po' più grande. Ciao, Flor. Possiamo parlare un minuto? Già, ho capito, me ne vado. Grazie. Oh, Flor, andrà tutto bene. Non lo so, ti giuro che non lo so. Però, sai una cosa, non mi importa perché io mi sento nel giusto. Ho fatto bene, no? Intendo a permettere che Franco possa stare con la sua famiglia. Ho fatto bene, vero? Hai un cuore enorme. No, no, Flor, ho il cuore a pezzi. Però va bene così, non importa, mi sento bene, perché è la cosa giusta e non potevo fare altrimenti con una ragazza incinta. Io ti giuro che ti capisco, non sai quanto. Ma ho anche fiducia perché so che prima o poi le cose miglioreranno. Non ci possono essere sempre queste situazioni. Perché è tutto così complicato quando si vuole essere felici e si ha tutto per poterlo essere? Poi dici va bene, prima o poi le cose andranno meglio. Sì, speriamo. No? Non ci posso credere, quella strega di Malala con quel suo famiglia. Davvero, sono insopportabili. Vogliono solamente i soldi. Florencia! Ecco. Eccoti qua! Vieni un po' da mammina, vieni! Sempre in mezzo a questa zitellaccia. Ti ha mollato, è bella, ma non la vuole nessuno.